Ok, questa volta ci siamo davvero superati. È la prima volta che devo chiamare un'impresa di pulizie per pulire la camera di mia sorella dopo uno scherzo. Tempo fa avevo riempito la mia casa con 10.000 post-it. Ho fatto la stessa identica cosa con la carta igienica. Poi ho riempito la camera di mia sorella con 10.000 palloncini e anche lì è stato un disastro. Ma questa volta abbiamo veramente esagerato, perché l'ho riempita con 16 kg di coriandoli e 150 stelle filanti. 3 giorni prima mia sorella era partita per andare a registrare dei video con Cap, e quindi io avevo camera sua completamente libera per fare quello che volevo. Quindi ora è 2 del pomeriggio, arriva Sossa sotto casa mia. Gli altri sono qua sotto che mi aspettano con una bella sorpresa. Già vedo il pacco in lontananza. Porca! Quanti cazzo sono, bro? Quanti cazzo sono, bro? Sono scesi i tuoi nonni che hanno visto. E cosa hanno fatto i miei nonni? Oh mamma. E dove li butti in camera? Ebbene sì. Si è aperto. Oggi facciamo un disastro. Oggi facciamo il delirio. Quindi entriamo in casa e Zerbian Papi è la prima persona che scopre dello scherzo. Allora papà, stai lavorando? Cosa c'è? Allora, entrate raga. Allora, abbiamo un pacco con un po' di coriandoli. Ecco, già stanno cadendo. Questa banda di disgraziati deve per forza frequentare casa mia. Allora, sono un po'. No. Prendi del sacco, imbecille. Guarda quanti sono, ma che roba, papà. Dire, vieni giù che c'è da spaccare qualche fa. Guarda che roba. Non in casa mia sta roba. No, in camera di Sara. No, ragazzi, no. No, in camera di Sara. No, perché in camera di Sara vuol dire che la devo raccogliere io. No, non ti preoccupare, tranquillo. Papà, ma perché butti i coriandoli per terra? Sembra di civile, uno schifo. Io, andiamo su. Basta, andiamo su. Bro! Ok, raga, questo qui è lo scherzo più peso che abbiamo mai fatto, perché mi sono lavorato in questo momento in viaggio. Sai cosa stanno facendo? Stiamo esagerando. Cosa, mamma? No, non voglio che dici queste cose. Cosa? Ma stanno giocando a carte. Inizia ufficialmente il nostro scherzo. Partiamo subito con il primo pacco. 3, iniziamo. 2, 1. La situazione è questa. Tu pensa quando c'è tutta la camera piena. Stop! E esattamente in questo momento inizia a sorgere il primo problema. Mi rendo conto che i coriandoli erano veramente troppi e non sapevo alla fine dello scherzo come sistemare la camera. Ma noi ce ne freghiamo e continuiamo. Guarda qua. Guarda che roba. Abbiamo usato solo 2 pacchi, bro. Solo 2 pacchi, bro. Abbiamo usato, ma che roba. I miei si incazzano tantissimo, i miei fanno un disastro. Senti tua sorella stanchissima che torna dal suo viaggio, arriva e trova tutto tutti casino. Sti, madonna, chi è che puoi dire? Mi sono rattato in testa. Let's go, si va. No. Cioè, guarda già la quantità, guarda già qua. E siamo tipo al terzo pacco, guarda qua. No, bro. Porco. Che bordello. Che disastro. Non mi aspettavo uscisse così un disastro. Cioè, se la guardi, bro, lo vedi. Cioè, va, è too much. È too much. Ah, vuoi provare le parate? No, oh, raga. Nei trucchi, tutti correndoli nei trucchi. Idea di come si può risolvere questa situazione. Cioè, se voi mi dite come si raccolgono, non lo so. No, nella scarpa, no. Sara, ora che starai vedendo questo video, prometto che puoi farmi lo scherzo che vuoi tu. Cioè, fai tu quello, vedi tu cosa farmi. Chiamo mio padre, ok?
lo faccio entrare, appena apre la porta gli lanciate un sacco di coriandoli addosso, ok? Lo vado a chiamare adesso. Papà, vieni un secondo su al volo. Cosa? Non fuori dalla no, casa. Mamma, ma perché ti devi preoccupare tu? No, no, non sono fuori, non sto scherzando. Ma perché devi sempre pensare male? Non faccio no, perché ti conosco, eh. Vieni un secondo, vieni. Ho paura. No, vieni un attimo. Allora, papà, smetti un secondo di passare la aspirapolvere. Sali un attimo su con me, un secondo solo. Velocissimo, velocissimo. Ma va, mamma. Cos'è questa roba? Non fuori dalla camera di... No, dai. No. Adesso ti faccio prendere la aspirapolvere e ti faccio pulire la camera. Ce l'hai pure sui capelli. Ma non è vero. Di coglione. Papà, dai, vieni su un attimo. Che palle, vieni su un secondo. Metti questa via sta aspirapolvere. Entra. No, no, no. Allora, che sì. Tre... ti nascondi, dov'è? Tre rincogli. Io adesso come faccio a pulirmi? Tu non hai idea quanti ce ne sono dentro, mamma. Sono tantissimi, sono tantissimi. No. No, 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 mamma! No, che schifo! No, 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 raga, che disastro! Cazzo. E esattamente 20 minuti dopo, questa era la situazione. La camera era completamente piena di coriandoli. E non avevamo ancora finito, mancavano ancora metà dei coriandoli e tutte le stelle filanti. Chiama qualcuno per venire a pulire. Perché? Chiama qualcuno, ti giuro, prendi i soldi dal tuo conto e chiama una squadra che pulisce. Forza. No, 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 io non ho tempo di pulire. Ma non ti preoccupare, no, mamma. Ma ci tu pulisci sala. Tu, no, pulisci ma tu. Ma io ho le mani che mi fa male, è un dolore incredibile. Ma piano, un dolore su... No, un dolore. Ti farà male fra un po', muovi. Qui bisogna pulire le scale, bisogna pulire tutto. Perché quando mia sorella arriva non deve capire che c'è qualcosa che non va in camera sua. Ce lo deve capire all'ultimo, dopo. Nel frattempo mia sorella si divertiva a fare dei TikTok con Cappo, ignara di tutto quello che stava per succedere. Le stelle filanti le utilizziamo dopo, finiamo i pacchi. Ascolta me, no, fermo, fermo, fermo. Dobbiamo riempire qualcosa, cioè riempiamo le robe che non sono ancora coperte di coriandoli. Ho riempito questo pacco pieno di coriandoli, pieno zeppo da lancio. 3, 2, 1. Voi non avete capito quante ce ne sono? È gravissimo, è gravissimo. E ora però inizia la parte divertente. Perché innanzitutto, cioè guardate che roba raga, c'è una montagna sul letto, un disastro. Dal video non rende, c'era uno strato alto così per terra di coriandoli. E questo è il momento esatto in cui mi rendo conto di aver esagerato. Raga, sta succedendo un disastro. Ma chiaramente non si torna più indietro. Manca qualcosa, sapete cosa manca? Questo, qui abbiamo tutte le stelle filanti. Quindi iniziamo con queste, le stelle filanti. Addio! Ok, no, no, da qua, da qua. No, allora, quanti di voi vorrebbero tornare a casa e trovare la propria stanza piena di coriandoli? No, raga, puoi venire mia sorella che torna dal viaggio tutta incasinata. La situazione è questa, stiamo riempiendo tutto anche di stelle filanti. Ora però a me veramente sorge un dubbio, cioè pensiamoci un attimo. Effettivamente le altre volte, vabbè, poi per pulire si trova un modo. Adesso come si pulisce? E qui mi stavano iniziando a salire i sensi di colpa. Stavo pensando a qualsiasi metodo che c'era per effettivamente poi pulire la camera. Ma non me ne veniva in mente nessuno se non chiamare qualcuno che lo facesse di lavoro. Le altre volte è stato più facile, i palloncini, gli scoppi, cioè, bro, guarda, guarda, cioè, guarda, per pulire qui non so come, come fare. Facciamo dopo? Esatto, non come ho idee, facciamo? Non ho idee. Ma poi non abbiamo neanche il tempo di farlo. Esatto, no, no, no. Mia sorella torna a casa questa sera alle 11. Dobbiamo andarla a prendere in aeroporto. Poi stelle filanti, ragazzi, ne abbiamo ancora. Cioè, non avete. Questo qui è un pacco ancora pieno di stelle filanti. Pieno. Stop, chiamiamo K al telefono per fargli vedere quello che stiamo combinando. Quindi gli invio questo messaggio. Fra, ti sto per chiamare, allontanati subito da Sara. Ok, Fra, è urgente? Sì. Guarda. Bro, tu non hai capito, non hai capito quanti sono. Fra, non abbiamo idea di come pulire la stanza. Non abbiamo idea. Voi arrivate a Malpensa? Sì, noi arriviamo a Malpensa alle 10 e qualcosa, non ricordo. Ok. Ah, fammi vedere dall'alto la stanza. Non si vede il movimento. Io prendo tipo una manciata, eh. Vedi, cioè non riesco a trovare il sotto. Dai,
Ci sentiamo dopo, Samu. Era il momento di far vedere ai miei genitori il lavoro completato. Sali, sali su. Sali. Scusate, io non ti faccio più entrare in casa. Sali su, dai. Allora, guarda com'è. Vai, entra. Entra. Aspetta, entro prima io. Entra, entra. Guarda che roba. Però guarda il letto, cosa abbiamo fatto? Il letto è sistemato. Magari sarà sonno, vuole dormire, quindi il letto è sistemato. Non proprio. Tieni, lancia la sella filante, mamma. Non su di me, non l'hai neanche lanciata bene, non si è neanche fatta male. Te ne do un'altra, dai, un'altra. Vai, lanciala, dai, lanciala. Oh, finalmente, ci siamo. Ok. È vero, Gigio, che ti aiuta a pulire? Per cena ci sono, arrivo. Che infami. Stop, ascoltami a me. Cioè, già la casa è incasinatissima. Io farei una cosa, secondo me. Cosa sta succedendo? No, 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 no. Oddio, ma quanti sono? Davvero, non ho parole. Ti giuro, sono scorciata. Cioè, perché dici, mamma, non è così un problema? Non ho parole, basta. Cioè, io vi chiudo qui. Ti dico solo che ti chiami Lucia Corona. Tu. Stop, guardate bene. Mia mamma era veramente disperata. Perché stava pensando a questo momento. Quando lei doveva pulire la camera. Camera ufficialmente finita. Questa è la situazione finale. Non si vede neanche per terra. Tra l'altro, ovviamente, da tutte le parti. Anche qua sotto è pieno di coriandoli. No, 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 no. Ok. Qua non glielo diciamo. Secondo me continuerà per mesi a dormire con questi. Quindi ora mancava soltanto una cosa da fare. Pulire tutti i coriandoli che erano usciti dalla camera di Sara. Quindi faccio una cosa che non ho mai fatto. Scopo per terra. Cioè, aspetta, così forse suona un po' male. Ora, stop, faremo vedere il gioco di squadra. No, Fran, no, no, cosa stai facendo? Mettiamoli tutti dentro. No, però, mettiamoli dentro la camera. Cosa stai facendo? Esatto. Geniale. Mamma mia, se sto lavorando in questo momento. Dio santo, se il lavoro è duro. Oh. Ah, stai pulendo tu. Ah, scusami. Ma aspetta, ma cosa sta succedendo qui in bagno? Ma cosa sta succedendo qui in bagno? Cosa stai facendo, bro? A casa mia si bussa. Però non siamo a casa mia. Bro, volevo pulire, ma in maniera comoda. Geniale, eh? Geniale. Geniale! Quindi mio padre va a prendere Sara e capo in aeroporto e li porta immediatamente a casa nostra. Chiaramente mia sorella ignara di tutto. La Expo! Sara, cosa ne pensi? Si è appena tornata da Parigi. Cosa ne pensi del tatuaggio di Gigio? Allora, io spero che questa sia crema e non sia lo squame di pesce che ti ho disegnato. Cosa vuol dire squame? Vedi che c'è tipo tutte le linee così, come se fosse un pesce. Non ti piace? Non ti piace? Andrea Enrico, però... come lo vedi questo tatuaggio? Ma che c***o? Assurdo. Ma che c***o è combinato? Ma che c***o? Fra, stop, tu non l'hai capito? Non sappiamo neanche come togliere. Senti, più un cuglio che abbiamo visto. Ma che c***o? Ne abbiamo aperti tre, abbiamo detto c***o. E gli altri? Abbiamo riempito già tutto con tre parti. Ma io pensavo con l'aspirapolvere. Ma che c***o? Ma bro, ma si è riempito più un secondo? Ma che c***o? Ci sto pensando soltanto adesso. E come... Ma dove c***o è? Perché non sale? Perché non sale? Falla salire veloce. La Expo. Così finalmente Sara sale sopra. I 3, 2, 1. No, no, no. No, 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 buon carnevale! Buon carnevale! No, buon carnevale! No, no, buon carnevale! Buon carnevale! No, ma certo l'hanno salvato, eh! A parte che... Letto, no. Adesso li prendi questi qui, guarda che non li prendono più da per terra. No, no, guarda la domanda. Ci siamo chiesti come lo sistemiamo adesso. Esatto. Allora, aspetta. Nessuno di noi sa come sistemare la situazione. È una domanda importantissima. È nascosto i 50 euro o no? Sì. È vero. Però c'è una cosa. E no, il letto l'abbiamo salvato. Easy. Aspetta un secondo solo. No, ma io lo sapevo. No, tu hai idea di quanti sono? Cioè, quali sono le mie stelle filanti? Ma mi hanno permesso di fare questo. Ma perché io lo sapevo. Pirletta, che non sei altro, eh. Chi è che si divertiva stamattina a lanciare i ciricoriandoli? È stata la tua idea. Disastro. No, Luca, li raccogli tutti adesso. Lo sto scherzando tutti. Cos'è che vuoi? Dal primo all'ultimo li raccogli. Non si raccolgono più questi, non sto scherzando. Ma va. No, ma va. Allora, adesso 50 euro. Non sono niente. Oh, la mia Expo. Aiutiamo Sara a togliere i coriandoli dal letto. No. Io adesso sono seduta lì sul divano mentre vi guardo, mentre voi facciamo così. Ma mi ricordo tutti i coriandoli. Ragazzi, ho un'idea. Stop, questa è la faccia.
di una persona disperata. No, dai, no, allora, i palloncini erano gravi. Le così le erano gravi, ma questo è gravemente. No, raga, nelle scarpe. E non dimmi che dentro me li metto. No. Siete delle me- no, non ci sono nelle scarpe, Sara. No, 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 no. No, Sara, non ci sono anche nelle scarpe, no, Sara. Non ci provate. Basta, ma non è un problema. No, no, è veramente pesante. Ma no, ma perché dici che è pesante, Sara? Aia! Ah, oh, avete rotto i coglioni! No, non uscire, che no, no! Ma dici che c'è, dici un grosso problema, secondo te? Non è che è un grosso problema, è un grossissimo problema, e non sto scherzando. Ma va! No, li raccogli tu, eh! No, no, adesso vai tu, prendi la scopa e li vedi. Bisogna chiamare un'impresa di pulizia domani per sistemare qua. No, 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 no! Bisogna chiamare un'impresa di pulizia. Forza, Sara! Sara, ma come cazzo? Stop, anche con una scopa e una spirafone. Ehi, ti togliamo dal letto e dormi con lei. Ma che sei d'accordo? C'è il nuovo divano. C'è il divano. Comunque, comunque, posso fare una dichiarazione? Tu fai schifo perché sei tu che gli hai comprato. No, esatto, esatto, no, no, no. Fermi tutti, fermi tutti. Io ho comprato la stella filante perché non volevo sta schifezza. Questa è chi ho preso. Chi è che ha comprato? No, no, Sara sta piangendo. Dai, Sara, allora, aspetta, 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 aspetta. Però possiamo risolvere in un modo. Devi chiudere la bocca. Hai già creato una situazione grave. Chiudi la bocca, non evita, evita. Aia, no, no, no. Chi è che ha preso la macchina e è andato a comprare i coriandoli? Esatto! Chi l'ha fatta questa cosa? Dai, Andrea! No, no, sto scherzando, per il robot di trucchi non l'avevo vista sta roba. Ma no, ma cos'è no, che c'è? Ma perché? Dormi in del divano stasera e poi domani arriva l'impresa di pulizia. Facciamo così, tu stasera dormi qui e io dormo di là. No, perché io devo lavorare un botto. Immagino che lavori. Vabbè, raga, dai, ci vediamo dopo, dai, ciao, dai, ciao, ciao, dai. Pensavo fossero tanti, ma non così tanti. E se questo video arriva a 50.000 like, riempirò la casa esattamente così. No! No, you cannot. No! Quindi iscriviti al canale e lascia like per fare questo. No! Fallo subito.